a un gruppo di pittori americani e allude ai soggetti della realtà urbana di tutti i giorni che questi artisti preferivano per le loro opere. Ashcan, tradotto in italiano, corrisponde a pattumiera, bidone della spazzatura. Una delle principali fonti di ispirazioni di questi artisti fu il pittore Robert Henri, il quale riteneva che l'arte non potesse essere separata dalla vita. Spesso questo gruppo viene confuso con The Eight, un'altra scuola pittorica che ebbe però vita breve e che venne fondata sempre da Henri. Le quattro figure principali della Ashcan School furono William Glickens, George Lucas, Everett Sheen e John Sloan. Billows e Hopper sono tra gli artisti associati al gruppo. Questo gruppo operò dal 1908 circa fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La Ashcan School nacque a New York. Prima di stabilirsi a New York, i quattro principali artisti di questo gruppo erano stati artisti reporter per il Philadelphia Press e quindi erano abituati a fare rapidi schizzi di scene di vita quotidiana. Gli artisti della Ashcan School, anche se spesso dipingevano scene di vita dei quartieri poveri ed emarginati, erano più interessati al lato pittoresco di questi soggetti che alle problematiche sociali. Quanto a stile e tecnica, vollero prendere le distanze dalla pittura accademica, anche se forse non ci riuscirono completamente, rimanendo sempre legati alle istituzioni ufficiali. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!